imprenditori e associazioni di volontariato insieme per investire sulla vita e sul futuro del proprio paese. A pochi giorni dall'appello lanciato dall'amministrazione comunale di Rivergaro attraverso i microfoni di Telelibertà è partita una corsa alla solidarietà che ha portato all'installazione di due nuovi defibrillatori lungo le rive del Trebbia. Un ringraziamento anche a Libertà che ha sensibilizzato su questo tema. Voglio ricordare anche che tutto nasce purtroppo da un episodio negativo che è stato quello di un furto. Rubare un defibrillatore credo che sia un gesto ignobile, però devo dire che da un gesto ignobile poi ne è uscito un gesto molto positivo, che è quello sia della sensibilizzazione di Libertà ma da una subito attivazione degli imprenditori e delle associazioni per le nostre rive, quindi davvero grazie. Finalmente le rive tornano cardioprotette, infatti qualche anno fa era disponibile un defibrillatore nella zona dell'InfoPoint ed è acquistato dall'associazione Tramballando, ma è stato poi successivamente rubato, quindi grazie alla generosità di queste persone le rive tornano cardioprotette. Ho accolto l'iniziativa in modo molto positivo e ho deciso di aderire per sostenere quello che è il mio paese e soprattutto anche per sostenere quello che è un progetto che noi come azienda, sia personalmente che come Decalacque, crediamo molto perché abbiamo gli stessi valori. Ho scelto di fare una donazione per la comunità dove vivo e l'ho fatto con tanta voglia di farlo, sperando di usarlo meno possibile. Così riusciamo a coprire una gran vasta area del lungo Trebbia e in più abbiamo anche l'area videosorvegliata in caso di, speriamo di no, di furto. Grazie a tutti. Siamo riusciti a donare una parte del ricavato degli eventi che abbiamo organizzato qui a Rivergaro come River Life per poter avere questo nuovo defibrillatore per le rive del Trebbia, anche tramite la Libertà, insomma ci ha fatto molto piacere aderire a questa proposta e siamo molto soddisfatti. Oltre alle aziende Decalacque, Floricoltura De Santis e all'associazione River Life, hanno contribuito all'acquisto dei defibrillatori anche il bar Croce Bianca e il ristorante Bellaria. Un meraviglioso regalo per l'intera comunità.